Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio il video camminando, passeggiando sotto il sole, visto che la giornata lo permette. Dunque, l'Italia Under 20 supera gli ottavi di finale battendo un'ottima Polonia 1-0, la rete di Pinamonti al 18esimo su calcio di rigore. E ragazzi, siamo ai quarti di finale, nelle prime 8, insomma. Io mi ricordo Mondiale Under 20 un anno che arrivammo ai quarti di finale, poi uscimmo col Marocco ai calci di rigore, giocava Pelé allora, ma si parla del 2004. Nelle ultime due edizioni abbiamo raggiunto sicuramente una semifinale 2 anni fa, poi persa e poi abbiamo vinto il terzo posto ai calci di rigore, alla fine del terzo quarto posto. Quest'anno siamo ai quarti, la crescita dell'Under 20 è evidentemente enorme. È evidentemente enorme e spero non sia finita qui. La Polonia non era così scarsa come pensavamo, forse questa nazionale non è forte come quella di 2 anni fa, però è un'ottima nazionale. È un'ottima nazionale che può darci ancora soddisfazioni. Ora vediamo chi ci capiterà ai quarti, vediamo cosa succederà e ovviamente speriamo di fare un altro video festoso. Per quanto riguarda appunto i quarti, è un eventuale accesso delle semifinali. Che dire, migliore in campo lo do a Pinamonti, è un ex aequo. Non do un peggiore in campo perché quando si vince è difficile dare un peggiore in campo. Migliore in campo Pinamonti perché al di là del gol è micidiale, come si vede che è un giocatore che ha 20 anni ma è troppo per questa nazionale, un giocatore già proiettato per il futuro. È già un giocatore esperto che può giocare già con i grandi, già gioca con i grandi, ha fatto già benissimo quest'anno in Serie A. E Plizzari, perché Plizzari ha fatto delle parate anche oggi micidiali, e ci sta aiutando tantissimo a tenere alto questo risultato. E dunque l'Italia può contare su due punti fermi enormi. Ragazzi, chiudo col video: l'Italia batte la Polonia 1-0 e accede ai quarti di finale del Mondiale Under 20. Ciao!